In un momento quale quello attuale, stamattina si presenta una boccata d'ossigeno per l'accesso al credito delle imprese artigiane. Ma sicuramente, diciamo che continuiamo in un rapporto collaudato con Banca Valdichiana che mette a disposizione un plafond veramente importante per il territorio e lo mette a disposizione tra l'altro con delle condizioni che secondo me sono ottimali. Oggi, in un momento di assoluta incertezza del credito, la possibilità di avere l'accesso a un credito in tempi veramente brevi, perché c'è un'istruttoria di 15 giorni che è stata data per lasciare più spazi, ma probabilmente le pratiche possono essere lavorate addirittura in tempi inferiori, e c'è la possibilità di, tramite la collaborazione di Confartigianato, di seguire il nostro cliente nel percorso di avvicinamento a questa operazione e quindi collaborare con la banca dandogli già una parte di quella presentazione che oggi è sempre più importante. Portare già aziende che hanno i requisiti giusti e portarli verso un'operazione che viene erogata a condizioni veramente favorevoli. Una decisione presa, un impegno preso, sentendo anche quelle che sono le istanze degli artigiani, questo è l'appunto di forza di Banca Valdichiana, la vicinanza con il territorio. Sì, questo è il lavoro di preparazione che avevamo già fatto nel 2014, andando ad ascoltare proprio gli addetti ai lavori per capire meglio quelle che sono le finalità di un plafond e quelle che sono le necessità degli operatori. Pertanto alla fine del 2014 abbiamo chiuso il vecchio plafond anche con importanti risultati. Il Consiglio di amministrazione a gennaio ha subito riaggiornato, alla luce anche dei buoni andamenti del conto economico, il plafond. Sono 25 milioni distribuiti nelle varie sostegno famiglie e imprese. In particolare con Confartigianato abbiamo definito questo accordo che, oltre che partecipare al plafond di Banca Valdichiana, da un punto di vista proprio operativo, come ha detto il Presidente, abbiamo cercato di essere il meno burocrati possibile. Pertanto la pratica predisposta dal Confartigianato arriverà negli uffici di Banca Valdichiana, una verifica dei dati, un parere nostro, ma insomma nell'arco di massimo 10 giorni vogliamo andare con la concessione del credito, che in un momento come questo diventa una cosa più importante, la più importante, dare nel momento in cui un artigiano ha bisogno, avere la disponibilità del credito fa la differenza. Pertanto siamo molto soddisfatti di questa iniziativa della banca e conferma la validità da sempre dell'accordo con Confartigianato, che ormai è un rapporto molto consolidato.